Ciao, sono Giorgia e a 16 anni ho fatto la più grande cavolata della mia vita. Così Giorgia Benusiglio si è presentata stamane ai liceali del Vico, prima al Teatro Caniglia e poi nel pomeriggio al Liceo Mazzara, incontrando studenti e famiglie e raccontando la sua storia. Giorgia, a 17 anni, durante una serata in discoteca, prese mezza pasticca di ecstasy e finì all'ospedale con un'epatite tossico fulminante. Il suo cuore stava cedendo e si sarebbe fermato se non avesse perso la vita un'altra ragazza che rese possibile il trapianto di fegato. Da quel momento drammatico, Giorgia promise a se stessa e a suo padre Mario che se fosse sopravvissuta sarebbe andata tra i giovani a fare della sua esperienza una campagna antidroga. Il trapianto riuscì e nel 2007 mantenne la vecchia promessa. La prima scuola fu a Milano e da lì in poi arrivarono richieste per decine e decine di interventi ovunque. Oggi Giorgia deve sottoporsi a costanti controlli medici, ma porta avanti la sua battaglia contro la droga. Una storia, quella di Giorgia, che arriva dritta al cuore. Numerose le domande e gli spunti di riflessione che sono arrivati dagli studenti al teatro in un incontro molto partecipato che si è chiuso sulle note di Jovanotti. Oggi l'incontro a Sulmona, quali sono le domande, le sollecitazioni che sono arrivate proprio dai ragazzi? Tendenzialmente a volte mi fanno domande più sul personale, questa volta invece erano più domande proprio sulle sostanze e questo mi ha fatto capire che c'era proprio esigenza e bisogno di parlare delle sostanze in generale, di avere le conoscenze, le informazioni, quindi hanno veramente fatto un sacco di domande su questo fronte. Dopo il concerto della Crescendo Band, la Benusiglio ha incontrato le famiglie al Mazzara, alla presenza del presidente della provincia dell'Aquila Antonio De Crescentis, della dirigente scolastica Caterina Fantauzzi e della professoressa Alessia Verrocchi che ha curato l'incontro. L'incontro anche con gli adulti è necessario, le famiglie come possono, diciamo, mettersi accanto ai ragazzi in questo percorso delicato, ma anche bello, che è quello della crescita. Sicuramente accompagnare i propri figli, imparare ad ascoltarli e non limitarsi a sentirli, che questa è la cosa primaria, e smetterla di deresponsabilizzarsi pensando che si debba occupare di questa faccenda soltanto la scuola. Secondo il mio punto di vista se ne deve occupare sì la scuola, ma se ne deve occupare anche la famiglia, come se ne devono occupare le istituzioni, come lo devono fare le forze dell'ordine e via dicendo. Insomma, io penso che se viviamo in una società, la società è come una grande famiglia e se tutti quanti facessimo un pochino del nostro, sono sicura che la nostra società sarebbe diversa, sicuramente migliore.